tocca al compagno Romolo Calcagno, coordinamento precario della scuola, si prepara Paolo Diletta di Asia West. Grazie. Allora, noi siamo qui direttamente per chiedervi di partecipare all'unica manifestazione indetta dai lavoratori in difesa della scuola pubblica, che è quella che ci sarà oggi alle 3 da Piazza Repubblica. Noi su questo ci teniamo tantissimo a dire. Stiamo combattendo per riportare la centralità del lavoro da precari all'interno della scuola, come se tutti i colleghi, forse a un tempo, riuscissero a rimpossessarsi del loro ruolo di lavoratori della scuola. Oggi non ci contrapponiamo a quella di Brindisi, però non ci ritroviamo in quella che noi consideriamo oggi una passerella a cui la FLC ha aderito e che l'ha fatta fuggire dall'adesione che aveva dato alla manifestazione dei lavoratori della scuola oggi, che c'era qui oggi a Roma. Dunque, voglio dirvi soltanto che nella scuola noi non ce la facciamo più a subire i tranelli che ci stanno propinando. Allora, ogni 4 mesi parte una riforma, micro riforma all'interno della scuola che fa discutere, parcellizza il mondo dei lavoratori della scuola. La discussione sulla della Prea, di cui voglio rendervi conto perché andrà a svuotare l'unica forza dei lavoratori che è proprio il collegio docente all'interno della scuola, sta passando, è già passata in 7ª Commissione Cultura con il voto di tutti i sindacati, con il voto del PD e del PDL congiunto. È una legge infame, come infame praticamente la questione che dietro le prove invalsi ci sia un manoscritto di Ichino che giustifica fondamentalmente quel tipo di selezione a quiz che all'interno della scuola italiana stanno perpetrando per chiudere le scuole e licenziare ulteriormente all'interno della scuola. Noi su queste basi abbiamo fondato la manifestazione di oggi, la piattaforma della manifestazione di oggi, e su queste basi noi invitiamo a partecipare, dicendo che però i professori saranno poi gli operai nel momento in cui si andrà a ribellarsi contro la riforma Fornero e Monti nei luoghi che spero questa assemblea oggi vada a decidere. Grazie, vi aspettiamo alle 3 in Piazza di Ricordiamo tutti che fuori, sul tavolo a sinistra, c'è il volantone del Forum Diritti del Lavoro che smaschera i veri contenuti della controriforma del lavoro che stanno approvando in Parlamento. Diamo la parola a Paolo. Paola, buongiorno a tutti e a tutte. Allora, io, dato che abbiamo 5 minuti, entrerei nel merito della questione da dove ripartire. Come l'abbiamo detto un sacco di volte questa cosa, da dove ripartire, e l'abbiamo fatto anche dentro spazi simili, mi sembra che sia arrivato pure qua dentro altre volte, e dobbiamo intenderci cosa significa da dove ripartire partendo dal mondo del lavoro. E siccome il mondo del lavoro è cambiato molto, si è fatto riferimento anche qui dentro alla grande frammentazione che esiste e alle nuove forme del lavoro che esistono dentro questo paese, dobbiamo essere molto chiari quando diciamo di ripartire verso una forma sindacale in grado di rappresentare il mondo del lavoro che sta cambiando, ma anche il mondo del non lavoro, io direi. Allora, su questo, per esempio, quello che manca ancora dentro questa sala e nella discussione generale è il delegato del territorio. Qui oggi ci sono le RSU, i delegati dei posti di lavoro, anche i delegati che rappresentano il lavoro precario probabilmente, ma quelli che possiamo chiamare per comodità i delegati del territorio ancora non si sono formati. Eppure dentro i territori, sulla questione dei beni comuni, sulla questione delle privatizzazioni, della cementificazione, per esempio sulla questione del diritto alla casa, esiste invece un fermento, un attivismo molto forte. Noi domani andiamo a Livorno a fare un incontro nazionale di una rete che si chiama Abitare nella crisi, e pensiamo che sia arrivato il momento di costruire una manifestazione nazionale sul diritto alla casa. Stiamo pensando che questa roba si possa mettere in piedi
ad ottobre. Però a parte questo, che è importante, perché c'è la questione dell'IMU, c'è la questione degli sfratti, c'è la questione di una dismissione del patrimonio pubblico imponente, c'è la questione di ricatto legato agli affitti, ai mutui, alle insolvenze, alle morosità. Ma a parte questo, incontriamo dentro i territori, dentro questi percorsi, quel mondo precario, frammentario, quel mondo che non è ancora, non ha, diciamo, gli strumenti di organizzazione sindacale. Eppure dentro il disegno delle città questo mondo si sta mettendo in moto, sulla questione dei beni comuni per esempio. E forse non tutti sanno che il livello di cementificazione che c'è dentro questo paese è impressionante. L'Istat ha detto una cosa, che come la regione grande come l'Emilia Romagna ormai è impermeabilizzato, cioè è un territorio dove la natura non potrà più avere il suo corso. Questo significa che i meccanismi di rendita, i meccanismi di trasformazione della città attraverso l'utilizzo, la messa a valore dei territori in un'epoca successiva a quella del lavoro fordista, sta funzionando. Ma la cosa più impressionante che ci dice l'Istat è che proprio dentro questi territori cementificati, dove il profitto continua a farla da padrone, ricattando anche le amministrazioni, è inversamente proporzionale il numero dei lavoratori, cioè laddove si è cementificato di più non è arrivata ricchezza, ma è arrivata povertà, è arrivata disoccupazione, è arrivata precarietà. Per cui quando un centro commerciale nasce dentro una città non porta lavoro, porta precarietà diffusa, porta impoverimento della città stessa. Ecco, credo che queste forme di ragionamento e di relazione tra il mondo del lavoro e il territorio vanno messe in piedi, proprio intorno a quell'idea di ripubblicizzazione. L'incontro di oggi ha un valore importante anche dal punto di vista culturale, perché deve provare a dire che è possibile dentro questo paese parlare nuovamente di pubblico. Cioè che non è più possibile che le cose si risolvano attraverso la privatizzazione, che le amministrazioni siano ricattate perché hanno le casse in rosso e debbano vendere i propri patrimoni, patrimonio pubblico, depositi dell'ATAC, fare gli aumenti, cose di questo tipo. Bisogna provare a dire che è possibile dentro questo paese parlare di ripubblicizzazione, e questo non lo stanno facendo dentro chi sostiene il governo Monti. Per cui noi pensiamo che, per esempio, rispetto alla questione del welfare bisogna costruire percorsi importanti. È quello il percorso che può unificare territorio e mondo del lavoro. Forme di welfare di cittadinanza che devono essere riproposte con forza e che debbano essere imposte al governo e alle forze politiche che sostengono questo governo. Perché noi pensiamo che l'unico bene comune che oggi ha valore dentro questo percorso ci siamo messi in testa di fare è la questione della rivolta. Noi pensiamo che se non si assume questo come bene comune è impossibile costruire un percorso che vi imponga nuovamente welfare di cittadinanza, ripubblicizzazione dei servizi, ripubblicizzazione dei beni comuni. Questo è il terreno che ci piacerebbe praticare insieme e che andrebbe costruito, trovando le forme di relazione tra mondo del lavoro e territorio e la precarietà diffusa. Qui in questa città, e chiudo su questo, il 26 e 27 di giugno si stanno organizzando gli stati generali del sociale, li sta organizzando il sindaco Alemanno insieme all'assessore Pelpiso. Hanno invitato Fornero e Monti a questi stati generali del sociale. Però noi pensiamo che quella sia una scadenza importante, una scadenza da costruire a Roma, una scadenza per far capire al governo Monti e al sindaco Alemanno che non sono più graditi, che devono andarsene, che abbiamo un'altra idea di percorso in testa, la stiamo costruendo, e la stiamo costruendo anche pensando ad un sindacato che è in grado di rappresentare il bene comune che noi abbiamo di fronte oggi. La rivolta contro questo tipo di modello di sviluppo che ci stanno imponendo. Salvatore Corizzo, entro questo intervento pensiamo di chiudere gli interventi perché ne abbiamo ancora un bel po' e quindi arriviamo più o meno all'orario che abbiamo indicato entro il quale bisogna lasciare il teatro. Si prepara dopo Salvatore Corizzo Daniela Cortese. Ci tengo a sottolineare
in quanto studenti, in quanto cosiddetti giovani, che la nostra presenza qua vuole appunto rigettare il tentativo di strumentalizzazione e di contrapposizione che questo governo, ma non solo, sta portando avanti per giustificare le proprie politiche da austerity tra giovani e meno giovani, tra disoccupati, precari e garantiti. Noi rigettiamo questo tentativo di contrapposizione perché riteniamo che siamo tutti sulla stessa barca, che stiamo subendo tutti le stesse vessazioni, che stiamo subendo tutti le conseguenze di quella che è una macelleria sociale e delle politiche scellerate che non solo riguardano la questione italiana in quanto specificità, ma che è un attacco che viene portato dalla borghesia mondiale nei confronti di tutte le classi subalterne. E su questo appunto ci tengo a sottolineare come la difesa dell'articolo 18 è una difesa che riguarda tutti quanti noi, è una difesa per una battaglia di democrazia, per una battaglia di garanzia su uno strumento che dovrebbe essere centrale su qualsiasi paese che si definisce civile. E quindi credo che, ripartendo dall'articolo 18, ripartendo dall'estensione dell'articolo 18 anche nei confronti di precari, nei confronti di chi in questo momento qua sta subendo, così come i lavoratori cosiddetti garantiti, le vessazioni e gli attacchi da parte del governo Monti, credo che sia il punto di partenza su cui ricostruire una mobilitazione che si fa sempre più necessaria e sempre più pressante. E questo lo dico appunto perché la specificità italiana, la specificità dell'esecutivo Monti, non è slegata da quello che è il contesto internazionale, lo dicevo anche prima. Ci abbiamo un attacco che è della borghesia mondiale, che sta cercando, diciamo così, di distruggere qualsiasi forma di garanzia, qualsiasi forma di contropotere, qualsiasi forma, diciamo così, di tutela che le classi subalterne in 40 anni di lotte hanno cercato, diciamo, di garantirsi. E credo che quindi noi dobbiamo puntare alla costruzione di una mobilitazione. Abbiamo necessità, si diceva anche prima, di costruire uno sciopero generale. E credo che l'esperienza internazionale qualcosa possa insegnarci. Nel senso, qua siamo dinanzi a un'assemblea che è autoconvocata. Siamo dinanzi a un'assemblea che anche prima nella relazione introduttiva sottolineava quella che era l'insufficienza, diciamo così, dello strumento del sindacato confederale. Io credo che allora noi dobbiamo provare a prendere anche lezione dall'esperienza, per esempio, di quello che è stato Occupy Oakland, dove cittadini e cittadine, lavoratori, lavoratrici, migranti, qualsiasi figura sociale che sta sul territorio, ha costruito uno sciopero e continua a costruire scioperi generali autoconvocati dal basso, dal territorio, che riescono a distruggere e a opporsi a quello che è il ricatto che viene portato avanti dai governi. Io credo che da questa assemblea deve uscire una cosa ben precisa, ovvero che non dobbiamo essere noi ad inseguire il sindacato, ma dobbiamo costringere il sindacato e i sindacati ad inseguire noi, in quanto persone che stanno subendo la crisi, in quanto soggetti che combattono ogni santo giorno contro le vessazioni che ci sono, che subiamo e gli attacchi che appunto puntualmente ci subiamo. Chiudo dicendo una cosa, molti di noi sono stati la settimana scorsa a Francoforte a manifestare appunto là dove c'è la torre d'avorio, diciamo così, l'espressione della borghesia e del capitalismo mondiale. Io dico solo una cosa, lì per due giorni si è riuscito a bloccare quelle che erano le attività delle banche, che erano le attività della BCE e di tutte, diciamo così, le agenzie delle multinazionali che appunto sono, fanno base lì. Questa cosa qua non è accaduto tanto perché appunto per una paura da parte dei padroni di vedersi bloccate le proprie attività, ma gli arresti, i 400 arresti, la repressione che c'è stata è servita appunto per far sì che lo spettro di una mobilitazione, di un movimento di massa non dovesse esistere e non dovesse presentarsi lì a Francoforte. Allora io dico, se là è bastato questo poco per far tremare le gambe a chi detiene il potere, a chi, diciamo così, ha paura di quello che potrebbe costruirsi qua in Italia, io credo che noi appunto, partendo dall'idea di uno sciopero generale convocato dal basso, sfruttando le mobilitazioni che ci saranno a giugno, prima Paolo parliva appunto degli stati generali delle questioni sociali, partendo appunto anche da quello che sarà il dibattito e la votazione della riforma Fornero che ci sarà in Parlamento tra meno di un mese, io credo che abbiamo la necessità di costruire una mobilitazione che non serva solo
a far tremare le gambe a chi detiene diciamo così le redini del sistema del capitalismo qui in Italia e non solo, ma che serve proprio appunto a spezzare le gambe a chi ci vuole sempre più soggetti a una ricattabilità che si fa sempre più esistenziale, che ci nega diciamo così quella che è una vita dignitosa, perché qualsiasi cittadino ha bisogno di rivendicare. Grazie. Prima di dare la parola a Daniela Cortesi, devo ricordare, perché è sfuggito prima, che il compagno Corinto che è venuto verso è di Atenei in rivolta. Adesso diamo la parola alla compagna dello SNAC della Telecom, Daniela Cortese, si prepara Enrico Stefano dell'Unicovas. Ho preso appunti per provare a stare nei 5 minuti, non uscendo, mi altrimenti era massimo. Allora, vorrebbero renderci schiavi, dobbiamo impedirglielo, questo mi pare chiaro, non hanno intenzione di fermarsi. Oltre agli slogan e le frasi di rito, per entrambi siamo tutti bravissimi, la risposta adeguata all'attacco che stiamo ricevendo dall'Europa dei padroni, da una politica corrotta al loro servizio che obbedisce ad una lettera della BCE che detta l'abrogazione dell'articolo 18, più che per un risparmio economico per rendere ricattabili tutti i lavoratori e soprattutto quelli che danno più fastidio, e il bareggio di bilancio in Costituzione, negando quindi l'autonomia del nostro Paese senza alcun freno da parte dei sindacati complici, così come li voleva Sacconi, li ha trovati già pronti molti. Deve essere importante per noi, a partire da oggi, solo progettare e concretizzare, oltre l'occasionalità, percorsi unitari che ci conducano ad una grande risposta collettiva, forte e autorevole, che rimetta al centro il mondo del lavoro con i lavoratori e le lavoratrici e tutto il mondo del non lavoro, degli sfruttati in senso generale, dei precari, dei disoccupati, dei pensionati, dei senza casa, eccetera. Siamo di fronte alla più grande sconfitta della classe operaia dal dopoguerra, che è diventata inarrestabile e sembrerebbe invincibile, così come dichiara purtroppo in questi giorni anche il presidente dell'Istat Giovannini in allusione alla Camera dei Deputati, che dice che questo declino pazzesco è iniziato dal 93, e il 93 lo ricordiamo tutti perché è l'anno della firma dell'accordo sulla concertazione e le due cose non sono inscindibili, ma anzi c'entrano moltissimo. In questi anni abbiamo perso tutto, abbiamo perso la scala mobile, abbiamo perso la certezza del posto di lavoro con una precarizzazione che va dalla legge 30 ed era preceduta dal pacchetto 3, con le agenzie interinali, abbiamo legalizzato il precariato, il caporalato, è diventato lo sfruttamento a norma di legge. Muore in quegli anni la democrazia sindacale nei posti di lavoro, con il monopolio scandaloso di ruoli di vantaggio per i sindacati confederali nelle relazioni sindacali. E di questi giorni, per esempio, l'esito delle elezioni dell'RSU, nell'azienda dove lavoro io, a Telecom Italia, dove oltre i 52 RSU regolarmente eletti dai lavoratori ce ne saranno 24, diversi 24 che rappresentano il 33%, che non sono mai stati votati da nessuno, che saranno votati i lavoratori, a loro non hanno dato alcuna fiducia e che diventeranno RSU esattamente come i 52 che sono stati regolarmente eletti, vanificando così la volontà dei lavoratori che devono tornare presto ad essere liberi di eleggere i delegati sindacali che vogliono ed essere rappresentati esclusivamente da quelli. Questa moltiplicazione abominevole dell'RSU, io qualche risposta ce l'ho, ma immagino che la sappiate anche voi, perché giochiamo in casa. In tutte le categorie, in tutti i posti di lavoro c'è ormai scippata la possibilità di un confronto nelle assemblee con i lavoratori, assemblee che sono ormai relegate ad un ruolo di puro passaggio informativo, ma i padroni non si accontentano mai. E in un quadro in cui si è alzata l'età pensionabile a 70 anni senza un'ora di sciopero, rendendo felice ed esternando la sua alleluia in tutto il mondo, i padroni dovrebbero ancora accordare il coltello nel mezzo. Fra l'altro, all'abrogazione dell'articolo 18 non è corrisposto nessun miglioramento di tutti i passaggi sulla precarietà, che restano tutti assolutamente inalterati. Il problema vero è che stanno precarizzando gli ultimi, quelli della mia generazione, che ancora non erano precari. Il sindacato conflittuale di base ha coperto luoghi di vicinanza e di rappresentanza degli interessi e dei diritti dei lavoratori in condizioni impensabili
eppure ha tenuto, ma noi dobbiamo dirlo oggi e anche domani. Noi non possiamo vantare un diritto all'autosufficienza, non siamo autosufficienti, anche se c'è il lavoro meritorio del USB che ha promosso iniziative unitarie, che ha catalizzato le iniziative riuscite, molta parte del sindacalismo di base, non ce la possiamo fare noi a coprire il vuoto di rappresentanza e a coprire tutti i settori. Per quanto mi riguarda, Snade, che è il mio sindacato, che è un piccolo sindacato, ha sottoscritto un patto di fase con l'USB, i rapporti tra di noi sono molto importanti e diciamo che noi lavoratori delle telecomunicazioni avevamo bisogno di questa sfonda e ne siamo molto soddisfatti. È necessario che a partire da oggi si prospetti una risposta forte e continuativa alla guerra che ci è stata dichiarata e che i padroni stanno vincendo alla grande. Una risposta forte, dicevo, del sindacalismo di base è la parte migliore e più combattiva della CGL. Non possiamo continuare così, compagni, non se ne esce da soli, non se ne esce da questo disastro, né i compagni della CGL e né noi del sindacalismo di base. Da soli non ne usciamo fuori. Hanno bisogno di sindacati collaborativi e complici che hanno trovato in CGL su seguire, ma la CGL non è sempre la responsabilità. Ha sottoscritto tutti i tre giorni. Accordi negli ultimi tempi. E allora voglio chiudere con questo appello. Voglio dire che la CGL oggi non è più il sindacato di Vittorio e di Placido Vittorio, è il sindacato della Comus che ha ritirato lo sciopero per la difesa dell'articolo 18 appoggiandosi per le politiche della propria morti colonnelle. E per questo che come RSU oggi e domani dobbiamo tutti sentirci investiti da una grande responsabilità, a partire da un'agenda comune che abbia nel primo punto la democrazia sindacale per noi nel sindacalismo di base, per la FIOM e per tutti i delegati sindacali che i lavoratori dovranno tornare in prima persona ad essere liberi di scegliere.